Ciao amici, sto tritando le noci per una nuova ricetta. Oggi andremo a preparare un pane integrale con le noci. È un pane rustico, di montagna, molto buono per i formaggi, per accompagnare delle zuppe o per fare delle tartine con lardo e miele. Provatelo a fare anche voi, ed economico e veloce. Lo impasteremo a mano. ...350 g di acqua, 1 g di lievito, l'ho già sciolto, con anche un cucchiaino di zucchero. E poi mettiamo un filo d'olio a piacere. Adesso il procedimento è il seguente: mischiamo le due farine con le mani, così le uniamo. Uniamo anche le nostre noci tritate. E gradualmente incominciamo a metterci l'acqua con il lievito sciolto. Incominciamo a impastare così, con molta semplicità. Ci aiutiamo in una ciotola in modo che l'acqua non esca fuori dal tagliere. Adesso che l'impasto sta prendendo una giusta consistenza, trasferiamo tutto nel nostro tagliere in modo che c'è più spazio per impastare. Lavoriamo così, non preoccupatevi se all'inizio rimane appiccicoso, perché poi lavorandolo si assorbirà tutta. Adesso che l'impasto è quasi pronto, ci mettiamo un cucchiaino di sale, così, e andremo a finire di impastarlo. Infatti ho aggiunto un po' di farina perché l'impasto era leggermente morbido. Adesso lo lavoriamo bene, diciamo per 10 minuti bisogna lavorarlo, non bisogna avere paura di usare le braccia. Avete visto come l'impasto è venuto bello elastico? Dopo 10 minuti risulta così. Noi adesso andremo a chiuderlo, lo pieghiamo su se stesso facendolo una pallina. E lo mettiamo in un recipiente, lo copriamo con una pellicola in modo che non si seccherà, lo faremo lievitare nel frigorifero. Domani mattina vediamo dopo 12 ore come è venuto. Dopo 12 ore di lievitazione nel frigo ho tirato fuori il nostro impasto e l'ho lasciato lievitare per altre 4-5 ore a temperatura ambiente. Questo qua è il risultato di una lunga lievitazione molto lenta. Abbiamo messo pochissimo lievito, vi ricordo 1 grammo, e quindi abbiamo una lievitazione perfetta. Adesso andremo a fare il nostro pane, spolverizziamo sempre con abbondante farina il nostro piano di lavoro, anche le mani. Ci aiutiamo sempre con un tarocco. E andiamo a dividere l'impasto in 3 parti uguali. Poi lo dividiamo a metà, così. E incominciamo a lavorare ogni parte. In questo modo così, l'appiattiamo, lo ripieghiamo ogni parte all'interno. E mettiamo la parte
inferiore sulla teglia, così. Lasciamo sempre un po' di distanza tra una parte e l'altra, perché noi lo facciamo ancora poi lievitare un'altra oretta. Eccolo qua, così. Lo facciamo lievitare, come ho detto, per un'oretta e vi consiglio di metterlo in un luogo al caldo e lontano da sbalzi di temperatura. Dopo un'altra ora di lievitazione, il nostro buon pane alle noci è qua coperto al caldo. Guardate come ha lievitato bene. E noi, prima di cuocerlo, andremo con la forbice a fare le due incisioni trasversalmente, così. Eccoci. Le incisioni che ho fatto servono per rendere la cottura del pane omogenea e uniforme. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 35 minuti. Il pane è cotto, adesso vi faccio vedere com'è venuto. Iscrivetevi però al canale, mettete un like e un commento, io ve lo faccio vedere. È un bel colore, è cotto molto bene. Ed è un pane ideale anche per fare merenda o aperitivo. Adesso è caldo, ma quando sarà freddo prometto che lo taglio e vi farò vedere le noci all'interno. C'è un profumo eccezionale, io c'ho fame. Alla prossima, ciao!